Buona giornata a tutti. E immagino che dopo tanti giorni di quarantena qualcuno sia stanco, scoraggiato e non ha la forza per proseguire ed andare avanti. Mi rivolgo a voi in modo particolare perché stamattina voglio darvi un messaggio di non arrendervi, di non mollare, di non rassegnarvi a ciò che sta accadendo. Gesù svolgeva il suo ministero soprattutto nelle città e nelle campagne attorno al lago di Genesaret. Un giorno Gesù vide due barche ormeggiate sulla spiaggia, perché i pescatori erano scesi e stavano pulendo le reti. Dopo aver usato una di quelle barche come pulpito per predicare alle persone che erano venute per ascoltarlo, Gesù chiese a Pietro di prendere il largo e di gettare le reti in mare. Leggiamo il testo, si trova in Luca capitolo 5, versi da 4 a 5. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti. Simone era un pescatore esperto, per tutta la notte aveva tentato la pesca senza ottenere risultati. Tuttavia, in quell'occasione mostrò di avere fiducia nelle parole di Gesù Cristo. Il risultato della sua obbedienza fu immediato, sbalorditivo. Infatti il verso 6 di Luca ci dice: e fatto così, presero una tale quantità di pesci che le reti si rompevano. Da dove venne quel successo? Se per tutta la notte questi uomini avevano faticato senza prendere nulla. Venne sicuramente dalla fede nelle parole di Gesù, ma anche dalla volontà di non rassegnarsi. A volte noi ci sentiamo proprio come discepoli. Fatichiamo senza prendere nulla. Tutti i nostri sforzi sono stati spesi senza ottenere risultato. Abbiamo fatto tanto per cercare di ottenere un risultato, per vedere un miglioramento nella nostra vita, ma tutto quello che è stato fatto non è servito a nulla. Allora c'è il rischio di rassegnarsi, c'è il rischio di mollare. Ma stamattina voglio dirti, se sei stanco, se sei senza forze, vedi che le speranze di vedere un risultato nella tua casa stanno venendo meno, oppure la tua malattia ti sta portando a rassegnarti perché le circostanze ti incutono paura. Io voglio dirti stamattina non arrenderti mai, ma poni la tua fiducia nelle parole di Dio. Il Signore ti invita a riprovare, a gettare di nuovo le reti a mare, a sperare, a riprovare a credere che il Signore farà qualcosa per te e ti aiuterà ad uscire fuori dalla situazione in cui ti trovi. Perciò non arrenderti perché rischi di perdere il meglio che Dio vuole offrirti. Non so quanti conoscono l'atleta Lars Wieren, era un ex, è attualmente un ex mezzofondista finlandese, è stato vincitore di 4 medaglie d'oro olimpiche. Quello che però fece alle Olimpiadi di Monaco del 1972 è rimasto per sempre nella storia dello sport. Durante la finale dei 10.000 metri, a metà gara, Lars Wieren cadde a terra. Aveva due possibilità. La prima era quella di ritirarsi. La seconda era quella di riprendere la sua corsa. Egli decise di reagire, quindi di rialzarsi e riprendere la corsa. Decise di non mollare e di ripartire immediatamente. All'ultimo chilometro cominciò ad accelerare e dopo una lunga volata superò tutti gli avversari vincendo la medaglia d'oro. Ma la cosa ancora più straordinaria fu che concluse la gara con il tempo di 27 minuti, 38 secondi e 41 centesimi. In effetti, in quell'occasione, Lars Wieren mise il nuovo record mondiale su quella distanza. Pensate se Lars Wieren avesse deciso di mollare, di quale trionfo si sarebbe privato? Se Lars Wieren non si arrese facendo leva sulla sua determinazione, quanto più noi non dobbiamo mollare perché dobbiamo fare affidamento sulla parola di Cristo. Anche se sei caduto questa mattina, rialzati. Come Pietro vogliamo dire, Signore, alla tua parola io calerò le reti, alla tua parola io andrò avanti e proseguirò il mio cammino. Quindi
Quindi non molliamo la presa, non diamoci per vinti, ma obbediamo alla parola di Dio. Coraggio, amico, fratello caro, stamattina non arrenderti, crediamoci insieme, crediamoci ora. Buon caffè a tutti e buon inizio settimana.